74. Fratellanza. Cerchio Ifior attraverso Tullia e Gian guida. I maestri propongono di immaginare gli archetipi come una serie di fili che arrivano sul nostro piano fisico. Una serie di fili ai quali sono collegati dei campanellini che, inevitabilmente, ogni volta che uno di essi suonerà, emetterà una determinata nota. E questa nota risveglierà qualche cosa all'interno dell'individuo che ha suonato il campanellino. Questi sono gli archetipi transitori. Essi sono perciò dei campanellini che nascono dalle realtà sociali degli individui, da come questi sono immersi nella società, da come la stanno vivendo, da come sono uniti col pensiero, con le sensazioni, con le tradizioni, con le idee e via via di tutti gli altri. Quindi gli archetipi transitori sono in via di formazione, in via di evoluzione, seguono pari pari il cammino evolutivo della razza e della società di appartenenza. Gli archetipi permanenti, invece, bisogna immaginarli non come dei campanellini, ma delle campane che rintoccano, dando delle note diverse, immutabili, alle quali poi tutta l'evoluzione fa riferimento e che costituiscono idee ben precise, che sono tappe da raggiungere nel corso dell'evoluzione della razza. Per spiegare il concetto di archetipo permanente, i maestri fanno l'esempio della fratellanza. Ogni tanto l'idea della fratellanza rintocca all'interno dell'umanità, perché viene richiamata da un maestro o da un insieme di circostanze, in maniera tale da muovere le coscienze degli incarnati verso la direzione che la vibrazione ricevuta dall'assoluto fa percepire come la direzione giusta. Per arrivare a quest'idea di fratellanza bisogna passare attraverso vari gradi, perché non si può passare dall'egoismo puro e semplice all'altruismo assoluto. E allora esistono gli archetipi transitori che si formano attraverso le esperienze degli uomini come dei gradini provvisori raggiunti da porzioni dell'umanità per arrivare a quello che è l'archetipo permanente, il quale modula l'esistenza, la creazione, la stabilizzazione degli archetipi transitori. Certamente ognuno vive l'archetipo transitorio modificandolo secondo il proprio sentire, ed è lì che la realtà si fraziona ancora di più. Però tutti gli archetipi transitori tendono verso un'unica meta, che è quella data dal rintocco dell'archetipo permanente, il quale attira a sé l'acquisizione del sentire da parte degli individui incarnati.